qui questo programma che va in onda in Italia e in Brasile. Adesso, padre Isidoro, la sua parente Fernanda Bigolin, che è qui proprio in Europa, a Portogallo, che studia, è una dottoressa e adesso sta facendo qui il dottorato. Giusto, è una ragazza che si è messo a fare questa grande sfida, questa grande strada, e che per noi, prima per i suoi padri, la mamma e il papà, e dopo per la famiglia Bigolin, è anche un motivo Di orgoglio, di orgoglio. orgoglio, di onore, sapere che è qui, si è impegnando tantissimo per studiare, e dopo sicuramente con questo studio fare le cose che il mondo possa Insegnerà tante altre tante altre persone anche, persone a penso. fare su questa Il cambiamento. cambiamento, su quello che è di studiare, che è un'area tantissimo importante e necessaria, e su quest'area che si decide anche tante cose nel mondo. Però lei parlerà. E devo dire che c'è anche in altri paesi del mondo ragazzi e ragazze della famiglia Bigolin che stanno studiando, vuol dire che si lavora le terre sulle nostre zone, si fa le industrie, si fa la strada, qualcuno si diventa caprete, eppure, allora, appunto ho trovato un ragazzino a ieri, parente, che sta per fare l'ingresso al seminario di Treviso. Allora, questo è stato un momento anche commosso per me, perché Bigolì in preghiamo Italia, che forse un altro Bigolin diventa sacerdote. Bene, ma Fernanda parla di questo momento, di cosa hai trovato, di come sta la tua vita, no, tutta in Portogallo e così via. Allora, mi chiamo Fernanda Bigolin, sono sesta in Pinto Bandeira, la prossima Bento Gonçalves. Sono abitata tanti anni a Caxias do Sul, né? Adesso sono qua in Portugal, studiando dottoramento in sistema di informação, mais precisamente para o norte de Portugal, que é Braga, próximo de Porto. Adesso sono qua in Italia con mio padre, mia madre, il padre Isidoro. Sono venuta a staccare i parenti insieme con la mia famiglia e gostaria di ringraziarvi tanto per questa accoglienza, che è tanto, tanto buona, tanto in parentesi, tanti allegri, tanti, no, accoglie tanto bene, no? Allora volevo ringraziarvi anche. E l'Italia è un bel posto, che ha tanta cultura, una ricchezza enorme, ben come Portogallo anche, c'è tanta. Poi è stato Portogallo che ha scoperto il Brasile, allora tanta cosa in Portogallo si assomiglia con il Brasile per l'approssimazione La di questi due lingua paesi, del parlare. inclusive per lo idioma. La lingua è Esattamente. tutto. E il dialetto ti ha aiutato qui in Italia? Sì, Girando? tanto. Portogallo no. Dialetto veneto. Però si sente che Fernanda, fra il portoghese del Portogallo, il nostro brasiliano, l'italiano, il dialetto, deve mettere un accordo 4. Una mistura. E allora ogni qualche parola, come si dice nel Sì. dialetto veneto, sbrisia fuori Sbrisa ogni fuori, dai. parola che anche non è nell'italiano grammaticale né nel portoghese, ma No. è importante, no, Fernanda, che il nostro modo di parlare, di Capisce. guardarsi, ci mettiamo d'accordo e si fa una comunicazione Dà bella. per Certo. comunicarsi. E allora quando Cosa ti è piaciuto qui, Fernanda, in Italia, nella nostra regione? La cultura, comida, alimentazione, sì. Cibo. è molto diversificata e parecida con la nostra, la del Brasile, la nostra cultura, del sud. La cultura qui è fantastica, então, o clima também è semelhante. Adesso, né, Adesso. autunno, le strade, Ah no, le strade no, le strade strade bellissime, bellissime, infine. ma è un paese molto Allora mando un saluto a tutti i tuoi amici, in speciale là di Pinto Bandeira, di Bento, di Caxias, che sono
tra virgolette, in ascolto. Le sorelle? Ah, le mie sorelle! Sì, che le va in tutto il Brasile. Loro vi agradecer tutti, mandare un abbraço a tutti, di Pink Bandera, Bento e Caxias. Ho abitato tanti anni. Lavorava vicino alla parrocchia San Pietino. Esattamente. A Caxias, dove adesso lavora. Esattamente. Loro vi mandare un abbraço a tutti, provate il Brasile. Di qua, dall'Italia. Ok, okay. E con Fernanda ringraziamo Isidoro, fa la chiusura di questa nostra puntata qui, diretto, un sogno per noi, da tanti anni, un sogno, e adesso facciamo qui questa chiusura di questo programma con Padre Isidoro Vigolin. Ben, penso che la chiusura non è un punto finale, sì, di questo momento, sì, ma... di questo programma. Di questo programma, sì, ma prima di tutto, Antonio, sai quanto... Ci vogliamo bene a te, a tua mamma. Grazie. Quando parli con lei, ti fare un abbraccio di Isidoro, che la mia moglie tanto bene, tua mamma, come fosse un figlio, e ai tuoi fratelli e tutti quelli di Bento Gonçalves. E questo momento è un altro momento storico per me, come è stato il primo quando sono arrivato a Arcade e quello che mi portava sulla macchina, che ho scendi e basa la terra, e ho fatto questo da me. Arrivare a Conegliano, che sentiva tanto parlare per la radio, no? Era un ascoltatore, e quando posso sul computer ascolto anche a Caxias per sapere le cose di Bento e d'Italia, che è un modo la pratico. La mattina che noi facciamo. Sì. Allora, questo momento per noi, per i parenti d'Italia, per quelli di Pinto Bandeira, è sentire quello che in un incontro nostro qui in Italia, il nostro capo che ha ripreso i nostri incontri, si chiamava Ezio Vigolin, che è già morto, questa mattina siamo stati sul cimitero anche, ha detto: il mare ci ha diviso, il cuore ci ha unito, siamo uniti per tante vie, per tante strade. E auguro a tutti che il Signore benedica, ti conceda a te, a tutti, e tutti i parenti, a tutti gli italiani, brasiliani, quelli che ascoltano questo programma, la salute e la pace. Abbiamo tutti bisogno di questo. E che tutti quelli che hanno responsabilità sia nella Chiesa o fuori della Chiesa lo faccia per il bene comune. Grazie. Grazie. Con le parole del padre Isidoro Vigolin chiudiamo questo nostro programma di oggi. Grazie.